Nell'episodio precedente. In questo momento l'assassino è a piede libero. Convincere. Ucciderà ancora se non lo fermiamo. Il mio Johnny è morto, che differenza fa? Sì, così. Sì, la sedia, buonanotte, a secchio. Commento Ari, la vittima giace a terra su. Nessun segno evidente di violenza. Cazzo ne so. Che più strano. Un insetto. Un lupo. La testa di un lupo. Ci sono dei volti. Due volti che sono opposti. Questa è la morte. La morte. Tutta la vita. La morte. Il primo non volevo dire un insetto. Ho i risultati della sua scansione cerebrale. Tutto sembra nella norma. Nessun danno fisico in seguito all'incidente. Tuttavia, sono preoccupato per la sua condizione psicologica. Giustamente. Lo so, non è facile, ma deve voltare pagina, Ethan. Non è responsabile per ciò che è accaduto. È colpa mia. Lo stai guardando, dottore? Ora sarebbe vivo se fosse stato più attento. È stato un incidente. Da un lato... Gli incidenti capitano ogni giorno. Non può accusarsi in eterno per la morte di Jason. Come sta, Sean? È un bambino molto solitario, molto concentrato su se stesso. È molto attaccato a sua madre. Con me è più distante. Oh, e che mi dice di lei, Ethan? Ho scelto come si distanza. Sente? Io non ho più voglia di vivere. Non ho ragioni per farlo. Nemmeno per suo figlio Sean? Non ho salvato Jason. A Sean non serve un padre come me. Dall'ambientazione di prima comunque si vedeva che la depressione faceva da padrona. Ci sono mai stati casi di sdoppiamento della personalità? Schizofrenia o qualcosa. Trauma del genere. Tipo fare cose senza poi ricordarsi di averle fatte, come se le avesse fatte qualcun altro. Sappiamo che in alcuni casi uno shock violento al cervello può provocare seri disturbi psicologici, come ad esempio la schizofrenia. La seduta è terminata. Come la puttana. Continueremo la prossima settimana. È stato fortunato. È molto raro sopravvivere a un incidente del genere. Non mi sento proprio fortunato. Allora, come dicevo prima, ho cliccato depressione perché l'ambientazione così cupa, la pioggia, comunque tutto buio, col bambino un po' così infelice, dava depressione. Poi schizofrenia, era la più adatta secondo me. Ok, 16.10, 25 mm. Perché non vai a giocare con gli altri bambini? No, adesso non mi va. Però... problemi, parliamone subito. Qualcosa non va, Sean? No, tutto bene. Dai, Cristo, dimmi la verità. Vuoi fare merenda? Com'è andata oggi a scuola? La maestra mi ha sgridato perché ero in ritardo. Ma ha detto che la prossima volta mi rimanda a casa. Mi dispiace davvero, Sean. La prossima volta andrà meglio, va bene? Ah, Cristo, mi alzo, se non posso più dire niente. È davvero un sacco di tempo che non vado sul su e giù. Che ne dici? Ok. Bene. Sono riuscito almeno a farlo giocare. Vai, mo, sali. A
avanti, papà! Fammi volare! Bim! 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 Quanto duriamo? Almeno lo facciamo sorridere un po'. Anche se con questa musichetta di sottofondo... Sembra si stia divertendo. Era tanto tempo che non lo vedevo sorridere. Infatti. Dai, vieni qua sulla giostrina. Che dici della giostrina? Scommetto che riesco a spingerti così forte da farti volare. Sì! Dai, vieni, va là, figliolo. Vai, mo. Dai, papà, più veloce che puoi. Vai, mo. Corri, 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 più corri, veloce. Corri. Più veloce. Ci riproviamo. Adesso ci riprovo. Però si diverte. Un ottimo allenamento per un futuro astronauta. Abbraccia. Altalena. Vuoi andare sull'altalena? Ti spingo io. Va bene. Cosa, si era già riseduto? Dai, mo. Facciamoti volare. Facciamoti. Ti faccio volare, non facciamoti. Sì, un secondo, sbaglio tutto. Sbaglio sempre tutto qui con sti tasti. Continua, papà. Continua, sì, fratello. Spingi. Che bello sentirlo ridere così. Io mi faccio prendere da ste cose, ragazzi, ve lo dico. Cioè, mi entra nel cuore. Sei stanco? Inizia a piovere. Sarà meglio andare. Vai, piglia, okay. Piglia la cartella. Ma solo ok. Ok, piglia lo zainetto. Sai, a volte penso a com'era prima. Quando c'era ancora Jason, dico. Certe volte vorrei tanto che tutto tornasse come era prima, papà. Anch'io. Anch'io, sai. Anch'io. Ci avrei scommesso. Da dove si esce, Sean? Lo sai te? Ehi, papà, posso fare un giro sulla giostra? Posso? Certo. Scegli un cavallo e saltaci su. Prendo il biglietto. Adesso chiuderà, suppongo. Uno, grazie. Un dollaro. Oh, ok, perfetto. Costava di più il palloncino, mannaggia la puttana. Ok. Che carino che è. Lo saluta. Qual è il problema? Cosa sta succedendo? Cosa sono visioni? Merda! Cristo, non me l'aspettavo, l'ho premuto però. L'ho premuto la freccetta, non so perché non me l'ha data. Cioè l'ho premuta, l'ho spostata a destra. Thank you.
Al parco dove erano prima. Queste intuizioni fantastiche. John! John! Qua c'è lo zaino. Vabbè. John! John! Perché mi ha inquadrato sta macchina? John! Ok, casa sua. John! Qua non c'è, andiamo di sopra. Non c'è camera sua, suppongo. Ok. Dietro. No, è ancora davanti. Schizofrenia. Origami. Che cazzo succede? Che cazzo succede? Che cazzo succede? Martedì 19:55 33,7 mm. Ci vorrà molto? Pensa che ci vorrà molto? No, dovrebbe finire a breve. Va bene, guardiamo qui. Attenzione, il guantino tattico. Bene, facciamoci i cazzi nostri. Giochiamo a baseball, perfetto. Che cazzo combini con quella palla? Beh. Ma che figura ci fai, fratello? Guarda come lo guardano. Voglio rivedere quel signore che lo guardava. Ah, ok, perfetto. È uscito qualcuno. Io ho finito, Charlene. Guarderò i rapporti più tardi. Annulli tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Bene. Ah, capitano, c'è qui l'agente Norman Jaden dell'FBI. Salve. Jaden, ma certo, la stavamo aspettando. Sono un po' di fretta, le va di accompagnarmi così possiamo parlare un po'? Sì, volentieri. Volevo presentarmi prima di cominciare il mio lavoro, ma... forse non è il momento. No, adesso va bene. Devo solo andare alla conferenza stampa, ormai ce n'è una al giorno. Immagino. Non è sempre facile trovare qualcosa da raccontare, oggi per fortuna abbiamo novità. Ha già incontrato il tenente Blake? Sì, stamattina. Ok. Era mattina. Ha i suoi metodi, ma è un bravo poliziotto. Vedrà che andrete d'accordo. Lo sa fare il nodo alla cravatta? Credo di sì. Sarò franco con lei. Avrei fatto a meno dell'FBI, ma i media ci stanno addosso. Questo assassino dell'origami sta diventando rapidamente un caso di importanza nazionale. Immagino ci se succede così tante persone. Ci sono centinaia di assassini nel paese. Ma cosa vuole che le dica? Questo tizio... ma è diverso, lascia fiori e origami sulle vittime. Carino. Male, eh? La stampa scrive e il caso diventa il centro di tutto. Sono qui per arrestare un serial killer. Con tutto il rispetto, signore, il resto non è affar mio. Ci può stare? No, certo che no. Le chiedo solo di ottenere progressi e alla svelta. I media vogliono un colpevole. E ci noi dovremo servirglielo su un bel piatto d'argento. Vedremo. Un po' stretto. Non male.
Ma considerando che tu non te lo sapevi fare, non te lo sapevi fare. Potevi anche parli con Charlene, le mostrerà il suo ufficio. Faccia un salto alla conferenza stampa, potrebbe interessarle. Le darà un'idea del clima politico che si respira in questi giorni. Va bene. Signore. Benvenuto nel club, Jaden. Allora, andiamo a vedere un attimo il nostro ufficio. E poi andiamo alla conferenza. Quello lì era il signor... What the fuck? Oh, un altro! Sono uguali! Ma... Boh, vabbè. Bello orologio. Oh, è il regalo che ricevono i nostri nuovi tenenti. Sono 20 anni che compriamo lo stesso modello da regalare a ogni promozione. Ottimizza il tempo di tutti ed è il genere di cosa che non va mai fuori moda. Può contribuire anche alla raccolta fondi, manca ancora qualche dollaro. Va bene. Faccia i complimenti a Larry da parte mia. Glielo riferirò, signore. Mi fai vedere l'ufficio? Il capitano Perry ha detto che mi avrebbe mostrato il mio ufficio. Sì, certo. Mi segue. Grazie. Molto gentile, Charlie. Ti chiamerò Charlie. Ciao, Charlie. Come va, Charlie? Ciucciocene? Charlie? Sto parlando con te. Charlie? Questo? Oh. Questo è il mio ufficio. Mi hanno detto di portarla qui. Se le serve qualcosa, sa dove sono. Charlie, vaffanculo. Charlie, con tutto il rispetto del mondo, vaffanculo. Okay, al lavoro. Ma al lavoro cosa? Ci sono le ragnatele di ragno. Interessante, le ragnatele di ragno. Mi sono sporcato i pantaloni per... Ah, ok, perfetto. Grande. Fatto. Hai finito. Vai, mo. Buttala giù. Non si sposta neanche. Non si sposta. Ci sta, mi piace. Mi piace. Guardate le mie ginocchia. Sono sosse lorde. Vediamo cosa posso fare. Mi fa giocare a baseball di nuovo? Punto primo. Cambiare ufficio. Più che giusto. Ok, cosa mi fai fare? Cos'è questo? Ah, ok. Sotto l'acqua. Non avevo capito. Però mi piace. È il mio sogno vivere sotto l'acqua. Questo come diventa? No, 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 non è il mio genere. Questo è molto suggestivo, ma no, preferisco quello sotto l'acqua. Vediamo questo in aria. Beh, questo è bello. Che bel panorama. Quello sotto l'acqua li batte tutti. Ok, ci teniamo questo. Ambiente. Indizi, volevo dire, scusate. Tracce di pneumatico. Analizza. Addirittura dobbiamo analizzarli. Forse l'auto del killer è una Chevrolet Malibu dell'83. Perfetto. Analizziamo anche questo. Un origami. Niente impronte o indizi particolari. Non aiuta granché. No. Vediamo se qui c'è qualcosa. No, che idea. Se le mette coi guanti, non c'è niente da dire. Una specie comune. Non è di grande aiuto. Ok,
Dossier. Vediamo il dossier. Spettacolare sti guanti. Otto vittime negli ultimi 3 anni. Tutti ragazzini, tra i 9 e i 13 anni di età. Nessun segno di violenza. Le vittime scompaiono da luoghi pubblici in pieno giorno. Nessuno si accorge di nulla. Vengono ritrovati da 3 a 5 giorni dopo. Come il figlio della prostituta. Nell'acqua piovana. Ah, ok. L'assassino sembra conoscere bene la zona. Ha preso confidenza in fretta e si è allontanato dalla base. Questo non facilita il delineamento geografico. Ok, quindi niente. C'è sempre una ferrovia vicino al punto in cui viene trovato il corpo. Sì, ok, questo l'avevi detto anche prima. Tutte le vittime sono scomparse in autunno. Ok. Vediamo l'altro. Modus operandi dell'assassino dell'origami. Apri. Apri! Il rituale è lo stesso. Un origami nella mano, un'orchidea sul petto. Ok. La morte delle vittime risale a meno di 6 ore dal ritrovamento. Quindi sono rimaste vive diversi giorni prima di venire affogate. Più di 3.500 persone ascoltate. Più di 100 sospettati interrogati. Ma? E nemmeno l'ombra di una traccia. Pazzesco, quindi non si trova niente. L'assassino è bianco, tra i 30 e i 45 anni. È intelligente, calmo e determinato. Ok. Un tipo organizzato. Ha un'auto. Forse ha un impiego, ma che gli lascia del tempo libero. Certo. Chiudere Ari, siamo a posto. Io direi di andare alla conferenza stampa. No. Sta succedendo qualcosa. Come al solito. Ci risiamo. È meglio che vada a sciacquarmi la faccia. Sì, sta su. Veloce. Se no muori lì per terra, cavolo. Devo prenderne un po'. Se non lo faccio cadrò a terra svenuto. Sì, devi vedere dall'altra parte. Va tutto bene. Posso farcela. So che posso farcela. Sì, fratello, ma se esci in queste condizioni, ragazzo mio, ti becchi una denuncia per droga. Uscire. Voglio vedere cosa succede. Voglio vedere cosa succede. Va tutto bene, signore. Sì, grazie. Nessuno. Vai. Nessuno deve vedere. Veloce, vai in bagno. Vai in bagno. Vai in bagno. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Vai in bagno. Cosa c'è in quella mano? Non capisco. Non capisco veramente cosa c'è in quella mano. Gli tremo, ok. Ma?